Ciao a tutti da Technos e benvenuti a questo focus dedicato alle capacità multimediali del Samsung Galaxy S4. Ben eccoci finalmente ad esaminare il Samsung Galaxy S4 e tutte le sue potenzialità dal punto di vista multimediale. Partiamo innanzitutto con ricordare quelle che sono le caratteristiche hardware del prodotto. Abbiamo un sensore da 13 megapixel retroilluminato con una lente a 5 elementi e un'apertura F2.2, quindi veramente luminosa finalmente, con ovviamente flash LED, e la camera anteriore invece è da 2.1 megapixel. Bene, accendiamo il prodotto e andiamo subito ad esaminare quella che è l'interfaccia della parte fotografica, veramente la più interessante. Ecco, bisogna dire che Samsung questa volta finalmente ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda l'interfaccia della fotocamera del Galaxy S4, l'ha resa finalmente estremamente intuitiva, direi forse una delle più intuitive attualmente presenti nel panorama Android. Abbiamo subito i tasti per registrare un video, per scattare una foto. Ovviamente se terremo premuto il tasto per scattare la foto, ovviamente previa impostazione, possiamo effettuare una raffica di foto. Abbiamo le varie modalità di scatto, comodissime, visualizzabili sia in questo formato a griglia che in questo formato a carosello. Abbiamo poi i filtri alla Instagram, semplicemente sarà sufficiente toccare qui nella parte alta e avremo tutti i filtri, diciamo, più utilizzati e più simpatici. E abbiamo poi la solita barra rapida delle impostazioni, richiamabili questa volta cliccando sulla piccola ghiera. Nella seconda ghiera abbiamo poi tutte le impostazioni della fotocamera, impostazioni che sono veramente tantissime. Andiamo dall'impostazione relativa alla dimensione delle foto e al rapporto di forma, quindi 4 terzi e 13 megapixel o il massimo di 16 noni e 9.6 megapixel. Poi abbiamo 8 megapixel, 6, 2, 4 e via discorrendo. Abbiamo poi lo scatto multiplo che possiamo appunto attivare o disattivare a piacimento, rilevamento dei molti, misurazione dell'esposizione, la qualità degli ISO, l'antivibrazione. Se attivare o meno in automatico la modalità notte, ecco qua. Abbiamo poi la possibilità di settare tutte le impostazioni per i video e anche qui abbiamo il video in Full HD, abbiamo la stabilizzazione nei video volendo e un'altra serie di impostazioni a cui il tag GPS, la possibilità di verificare la foto dopo lo scatto, la funzionalità da abilitare sul tasto volume, quindi zoom, scatto della foto o registrazione del video, l'eventuale timer di autoscatto, bilanciamento del bianco, esposizione, le 7 linee guida, il flash, controllo vocale perché possiamo scattare le foto anche pronunciando semplicemente parole tipo cheese. Se attivare, per esempio, vedete un nome contestuale o eccolo qua, memorizzare sul dispositivo o sulla scheda SD esterna se presente. Ecco, vedete, nelle foto non c'è più quello che era una delle peculiarità di Samsung, ovvero la possibilità di selezionare la qualità dello scatto e quindi del livello di compressione. Questo perché, come vi dirò tra un po', lo scatto in realtà è automaticamente impostato alla massima qualità. Abbiamo poi qui questa dicitura che ci ricorda la modalità selezionata attuale che è auto, e andiamo a questo punto ad esaminare tutte le modalità di scatto possibili. Abbiamo il famoso Beautify, cioè bellezza volto, quello che rende, diciamo, la pelle ancora più liscia e quindi diminuendo le rughe e gli occhi più grandi. Abbiamo poi lo scatto migliore che ci consente di selezionare per una serie di scatti in sequenza quello che è venuto meglio. Volto migliore, quando scattiamo quindi le foto a una persona possiamo selezionare scattando una raffica tra tutte le foto quella che ha il volto migliore. Audio scatto consente di scattare una foto e di registrare contemporaneamente l'audio. Il dinamico è un effetto molto simpatico che vi farò vedere dopo, ovvero la possibilità di, tenendo fissa l'inquadratura quando c'è un solo soggetto ed uno solo che si muove all'interno della scena, catturare tutti i fotogrammi del movimento del soggetto e unirli in un'unica foto. Foto animata in realtà realizza semplicemente una GIF della foto che si fa, colore ricco, nient'altro che l'HDR. Cancellino consente di scattare una foto e di eliminare eventualmente, se immaginate di scattare una foto a due soggetti o anche uno solo e un vostro amico, magari dietro passa una persona. Ecco, c'è la possibilità di rimuovere la persona che passa, la panoramica, le foto sportive e le foto notturne. Quindi abbiamo veramente una miriade di impostazioni e di modalità di scatto.
Abbiamo poi un'altra cosa molto molto simpatica, ovvero la possibilità, tramite questo tasto, vedete, di attivare una cornice che ci fornisce le immagini anteriori anche. Quindi contemporaneamente scattando una foto in questa modalità o anche registrando un video, perché questa modalità è valida anche per i video, avremo la possibilità di registrare o di scattare contemporaneamente la camera anteriore e posteriore. Tra l'altro possiamo anche spostare la posizione di questa cornice, aumentarne eventualmente le dimensioni e anche andare per esempio a selezionare la tipologia di cornice. Mettiamo di volere un altro tipo di cornice, possiamo per esempio, selezionando in questo caso la parte bassa, vedete, dare tutta una serie di effetti allo scatto, che alla cornice che stiamo utilizzando. Ecco qua, vedete, sono veramente tanti e molto molto ben fatti. Quindi questa è veramente una modalità simpaticissima, complimenti a Samsung, e troverete poi, farò vedere dopo, un video nel canale girato in questa modalità. Quindi questa è più o meno l'interfaccia della fotocamera, direi un'interfaccia veramente ottima, complimenti a Samsung. Ma ecco, abbiamo visto l'interfaccia, andiamo a vedere a questo punto come si comporta invece il telefono dal punto di vista della galleria. La galleria, eccola qui, è la solita galleria Samsung, con la possibilità, vedete, di zoomare o rimpicciolire. Abbiamo qui due dimensioni. La modalità di visualizzazione è questa qua, album, oppure tutti gli scatti, o anche abbiamo la possibilità di ordinarli per momento di scatto. In questo caso abbiamo questa visualizzazione tridimensionale per luogo, e abbiamo quindi la solita, scusate, visualizzazione a mappa, molto bella, ben fatta. Abbiamo poi la possibilità di visualizzare le persone, se abbiamo messo riconoscimento volti. Abbiamo poi la possibilità di vedere le foto preferite e vedere anche questa visualizzazione qui a spirale. Eccola qua. Quindi veramente una galleria organizzata molto molto bene. Andiamo a vedere quindi adesso alcuni scatti realizzati con questo terminale. Scusate, ho sbagliato. Eccolo qua. Questi sono gli scatti realizzati con il terminale. Allora, cosa dirvi? Gli scatti sono veramente ottimi, ma molto molto buoni. E iniziamo con delle foto normali. Le foto hanno una dimensione veramente enorme, 13 megapixel, e hanno un livello di dettaglio incredibile. Vedete, questo è il livello di dettaglio di queste foto, decisamente molto ma molto notevole. La compressione è bassissima, tant'è che addirittura le foto arrivano ad occupare anche in determinati casi 9 mega, quindi veramente una quantità notevole. Abbiamo poi, questi sono gli scatti normali, vedete, abbiamo delle macro qui. No, non è questa, faccio vedere subito. Ecco, qui sono riuscito addirittura a catturare una tafano, non so bene cosa sia, sulla margherita. Vedete, c'è un livello di dettaglio, se guardate la foto originale, veramente incredibile. Anche qui non so se vedete questi fiori, ma il dettaglio è pazzesco. Cioè, per essere una macchina fotografica, diciamo un sensore da telefono, veramente è uno dei migliori finora che mi è capitato mai di provare. Guardate che dettaglio, veramente incredibile. Queste sono le foto panoramiche. Le foto panoramiche anche sono molto molto buone, c'è la possibilità di scattarle in orizzontale e in verticale, e la dimensione della foto è notevole, ma la cosa più notevole è l'algoritmo di unione dei vari componenti. Vedete, non c'è la minima sbavatura. Normalmente, specialmente quando si uniscono delle piante, ci sono sempre dei problemi. Qui vedete, è tutto completamente perfetto. Ecco, forse adesso sono riuscito a trovare un difettuccio, eccolo qua. Finalmente trovo un difetto, questa foto era troppo bella per essere vera. Però veramente questo algoritmo è incredibile. A parte quel difettuccio là, come vedete, tutte le altre foto sono state unite alla perfezione. Veramente complimenti, perché Samsung ha prodotto una fotocamera incredibile. Ecco, questo è uno scatto contro luce, e ve lo faccio vedere perché. Perché vi farò vedere subito dopo, ecco qua, il relativo HDR. Guardate che differenza. Quindi anche HDR, che viene chiamato, è stato tradotto, diciamo, in questo S4 in modalità ricca, veramente è notevolissimo e funziona molto molto bene. Ecco qua. Ecco, questi sono altri esempi di macro, tanto per far vedere il dettaglio incredibile catturato da questo sensore.
Ecco qua, questa era una foto in ombra, quindi vedete anche qui il dettaglio è altissimo. Ecco, e queste, scusate, queste sono veramente pazzesche. Guardate il dettaglio di questa foto e si vedono addirittura i peletti sulle foglie, veramente clamorosa. Ecco, questo è l'esempio di scatto che vi dicevo in sequenza, in cui l'immagine è fissa e c'è solo un soggetto in movimento. Adesso ho unito solamente due fotogrammi, ma avendo più fotogrammi è possibile unire di più e avere un effetto ancora migliore, però ecco, sicuramente la foto risultante è di impatto ed è molto molto bella. Questa è una foto notturna senza la modalità notturna. Vedete, in questo caso il telefono non riesce veramente a catturare bene l'immagine, ma qui era veramente buio, c'erano soltanto questi lampioni. Questa è sempre la stessa foto notturna. Ecco, qui adesso vi faccio vedere la differenza tra una foto notturna senza la modalità notte e la stessa foto con la modalità notte. Ecco, questa è la modalità normale, anche questa. Eccola qua, questa è la relativa modalità notte di questa foto qua. Vedete, la differenza è veramente molta, moltissima direi. C'è, andando a zoomare, si nota un impasto un pochino, diciamo che e nella modalità notte in realtà vengono effettuati tre scatti insieme, un po' come vengono effettuati con l'HDR, penso siano almeno tre, non so se poi forse sono anche di più. E in questo modo è possibile mergiare il risultato e veramente la differenza di luminosità e di dettagli catturati è notevole rispetto alla versione non modalità notte. Questa è la prima vera modalità notte che mi capita di provare che funziona come dovrebbe, normalmente le modalità notte lasciano sempre il tempo che trovano. Ecco, questa è la stessa foto in modalità notte di questa qua. Vedete anche qui la differenza, qui è molto molto più scura, ecco qui molto molto più chiara, quindi veramente questa è una seconda foto sempre fatta allo stesso modo, veramente grande differenza. Ecco qui, per farvi vedere, questa è una HDR realizzata invece a favore di luce. Anche qui altre foto, queste con soggetti in movimento. Qui andiamo ai video, ve li faccio vedere dopo. Ecco, qui vi faccio vedere la differenza tra una foto normale e la relativa HDR. In questo caso forse l'HDR è anche un pochino troppo sparata. Vedete, questa è la foto normale e questa è la controparte HDR. Però c'è da dire che comunque tutti i soggetti adesso sono alla stessa luminosità. Notate la differenza di luminosità, per esempio, dell'edificio. Sempre il video. Questa è la foto in HDR, scusatemi. Da Technoloss, ecco un esempio di foto con registrazione auto per esattezza, questa è una macro. Ecco qua, questa invece era la foto che vi dicevo che ci consente di scattare la foto e catturare l'audio. Questa invece è la foto GIF. Cioè, ho fatto una foto in movimento e il risultato è una GIF, quello che viene prodotto. Ok, adesso questa GIF continua a loopare all'infinito. E questa è l'ultima foto del lotto. Quindi, se andiamo a stringere, le foto sono veramente ottime, ottime di giorno, molto molto buone di notte, con la modalità notte attiva, ovviamente, perché altrimenti le foto, diciamo, sono assolutamente nella media degli altri terminali, ovvero disastrose. Molto molto buone le foto panoramiche, e le macro, ve l'ho già detto, sono qualcosa di clamoroso. Le HDR sono molto buone in situazioni di scarsa luminosità, un po' meno buone in controluce forte, però diciamo che la controluce forte è una cosa abbastanza particolare. Molto simpatici i vari effetti che vi ho fatto vedere, da questo dell'unione del fotogramma alla foto con l'audio registrato o alla GIF animata o anche alla foto con il doppio scatto avanti e dietro, diciamo. Adesso passiamo invece ai video. I video, cosa ci consente di vedere? Ecco, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il 1080p. Esattamente, questo era il 1080p. Ecco, la cosa interessante è che la fluidità per essere un 1080p è abbastanza buona. Adesso lo scatto è dovuto sicuramente all'ingresso
dei comandi nascosti. La fluidità è abbastanza buona, il livello di dettaglio è molto buono. Vi dirò dopo in seguito per quanto riguarda frame rate e il discorso bitrate. Oh, questo è il 1080p che trovate anche caricato sul canale. Andiamo avanti. Abbiamo questa prossima modalità, è la modalità in cui il video è stato registrato anteriormente e posteriormente in contemporanea. In questo caso, ecco qua il mio bel faccione, anzi, perdonatemi il faccione, in questo caso il video automaticamente viene registrato a 720p. Non è un 1080p, è un 720p. Ecco qua, vedete, il video viene registrato contemporaneamente nella parte anteriore e nella parte posteriore. Notate qui c'è una leggera perdita di dettagli, ma anche una perdita di fluidità. E vi dirò dopo il perché, andando ad analizzare il bitrate e i frame al secondo di questo video, si capisce il motivo di questo discorso. Però ecco, sicuramente il video è molto interessante e si presta a tantissime applicazioni, veramente, perché la registrazione contemporanea davanti e dietro è molto molto interessante. Prendiamo poi l'ultimo video, che è il 720p. Ecco qua, questo è il video a 720p. Il livello di dettaglio ovviamente è leggermente inferiore, ma comunque molto molto buono per un 720p. La cosa strana è che la fluidità sembra, almeno a me è sembrata essere leggermente inferiore addirittura al 1080. Non so perché, forse sarà stato un caso, ma la fluidità mi sembra inferiore rispetto al 1080, anche se di poco. Dall'analisi invece tecnica del video, sembrerebbe la fluidità essere lo stesso, perché la media dei frame è esattamente la stessa tra il 1080 e il 720. Quindi tutti questi video li trovate anche sul canale. Andiamo poi, parlando sempre della galleria, a discutere alcune cose. Qui abbiamo la possibilità, vedete, avete appena visto per i video, di fare un taglio. Ecco, potrete finalmente scegliere, per esempio, di un video solamente una parte. In che modo? Con questi due selettori vi basterà stringere la parte iniziale e la parte finale che vi interessa, ecco qua, e poi avete modo di, una volta venuto sul fatto, di sovrascrivere il video esistente o di salvarne una copia con il taglio che avete deciso. Discorso più o meno analogo, vedete, per quanto riguarda le foto. Abbiamo ovviamente la possibilità di modificare le foto, vedete, ecco qua, con il menu di modifica abbiamo tutta una serie di effetti possibili: rotazione, ritaglio, colore, effetti vari. Diciamo, questi sono gli stessi filtri più o meno che avete in fase di cattura. Abbiamo poi ovviamente il miglioramento automatico del volto, quindi con la possibilità di eliminare gli occhi rossi, la luminosità, la messa a fuoco, la nitidezza, quindi la bellezza del volto. Insomma, tutta una serie di effetti, addirittura anche il disegno a mano ed eventualmente la cornice. Quindi le impostazioni per quanto riguarda la modifica della foto sono molto molto complete. Qualche dettaglio tecnico: vi ho già detto, le foto oscillano tra i 4 e i 9 mega, quindi dei valori veramente altissimi, che ci fanno capire che se anche Samsung ha deciso di non consentirci più di impostare il livello di dettaglio, la realtà dei fatti è che utilizza sempre il massimo possibile. Quindi è sicuramente preferibile, insomma, avere il massimo che non il minimo, non potendo scegliere. La foto si fa sempre in tempo a ridurla dopo. Abbiamo poi invece, per quanto riguarda i video, il 1080p ha un bitrate di 17 megabit al secondo e 30 frame al secondo, e l'audio registra da 128 kilobit e 48 kHz stereo. Il 720p ha un bitrate di 12 megabit al secondo, un frame rate sempre di 30, quindi come il 1080. Ecco perché vi dicevo in anomalo il fatto che sembri leggermente meno fluido rispetto al 1080. L'audio è sempre a 128 kilobit e 48 kHz stereo. Il 720 invece, registrato in doppia modalità qui col mio faccione, è registrato a 9 megabit e a 24 frame al secondo come frame rate medio. Ecco perché il 720p registrato in questa modalità risulta decisamente meno fluido rispetto al 720 normale e al 1080p.
Una piccola cosa che ho notato nei video è che quando si preme la registrazione, in realtà la registrazione effettiva comincia un paio di secondi dopo. Noterete infatti che tutti i video presenti all'interno del canale, tutti i video registrati ovviamente dall'S4, hanno un leggero ritardo iniziale, vengono troncate le prime parole. Questo perché una volta premuto, una volta segnalato che il video veniva registrato, in realtà non era così, quindi le prime, diciamo, un paio di secondi del video non, in realtà non vengono registrati. Bene, questo tutto quello che riguarda la qualità delle foto e dei video. Andiamo adesso a parlare della riproduzione video. Il prodotto Samsung, come al solito, riproduce praticamente tutto. C'era la famosa battuta che il Galaxy Note 2 riproduceva anche i San Pietrini. Ecco, l'S4 non è da meno, anche lui riproduce praticamente tutto. MKV a 720 con tanto di audio. E adesso vi faccio vedere l'altro MKV a 1080 anch'esso con l'audio. Eccolo qua. Ok. E abbiamo poi gli altri formati. Una piccola cosa che mi sono dimenticato, scusate, torniamo un secondo indietro per quanto riguarda i video. Nei video c'è la possibilità di fare una serie di cose. Uno, il video pop-up, ovviamente, e questo lo conoscete tutti, no? Possiamo ingrandirlo, rimpicciolirlo e spostarlo dove vogliamo. Ma la cosa interessante è anche la possibilità di catturare dei frame. Quindi se noi andiamo qui e facciamo selezioniamo le impostazioni, ecco qua abbiamo cattura. Attivato cattura, vedete qui compare questo piccolo tasto, premuto possiamo catturare, vedete, ce lo dà in sovraimpressione, il fotogramma del momento in cui abbiamo premuto. Ovviamente se lo mettiamo in pausa la cosa riesce ancora più semplice, e questa è una cosa molto interessante ed è stata direttamente mutuata. Vedete che adesso potete procedere praticamente frame per frame, eccolo qua, è stata mutuata direttamente da HTC. Già dal One X aveva questa modalità, che in alcune situazioni può essere sicuramente interessante, ed è positivo che Samsung prenda un po' il meglio lì dove lo trova, seppur copiando, insomma è sempre buona cosa da questo, almeno personalmente. Ok, queste due cose che mi ero dimenticato di dirvi per quanto riguarda i video. Torniamo, scusate il salto, alla riproduzione video. Vi dicevo, riproduce tutto, abbiamo visto MKV, questo è un AVI, un DivX a 480p, abbiamo poi senza problemi quindi un XVID a 1080p, anche questo vedete riprodotto senza alcun problema. Andiamo avanti velocemente. Abbiamo poi un Windows Media a 1080p, e questa è generalmente una bestia nera per tantissimi terminali, e qui invece viene riprodotto audio e video perfettamente in sincrono senza nessun problema. Analogo discorso per il 720p, sempre Windows Media, riprodotto perfettamente in sincrono audio e video. Andiamo avanti velocemente. Possiamo disattivare, scusate, la cattura, che rende leggermente meno fluida la riproduzione. Ok, il 720p. Abbiamo poi il 480p, sempre Windows Media Video. Ok. E abbiamo poi l'ultimo, che è ovviamente il più semplice da riprodurre perché la standard MP4 leggono anche veramente gli accendini ormai, e questo è un MP4 a 1080p, quindi ottimo come da tradizione Samsung il player video. Perfetto. A questo punto andiamo avanti e parliamo un attimo di quella che è la riproduzione musicale. Il player musicale è il solito Samsung, da questo punto di vista non è cambiato tantissimo. L'interfaccia, scusate, ho sbagliato, è stata leggermente rivista. Vedete, abbiamo qui la possibilità di selezionare
l'artista e premendo questo tasto c'è questo effetto quasi a scomparsa dell'album. Abbiamo poi la solita visualizzazione per griglia o per elenco. Nel caso di visualizzazione completa abbiamo qui subito il tasto per streamare su un dispositivo, il tasto volume, la possibilità di aggiungere preferiti, le solite impostazioni insomma per quanto riguarda lo shuffle e repeat, e qui abbiamo l'elenco delle canzoni. Abbiamo poi anche, scusate, non so perché adesso si è attivato il wifi, io non l'ho attivato. Abbiamo poi anche, per quanto riguarda la produzione musicale, ecco qua, le solite organizzazioni, diciamo, in canzoni, playlist, album, artisti, cartelle e anni, con la possibilità di ampliare il discorso e ovviamente di includere altre modalità. Abbiamo poi anche, ecco, questo non sono riuscito a capire nel funzionamento, testi, quindi dovremmo in teoria poter vedere i testi delle canzoni man mano che scorrono, non ci sono riuscito. Se qualcuno di voi c'è riuscito e mi spiega come, mi fa un favore. Abbiamo qui il solito Music Square, che dovrebbe essere quella modalità che consente di, diciamo, trovare canzoni affini in base al mood del momento. Questa è la riproduzione musicale. Come si sente? Si sente molto bene. Saprete, penso che l'S4 integra l'ultima evoluzione del chipset audio Wolfson, che è uno dei migliori attualmente presenti sul mercato, quindi l'amplificazione ottima, il volume in cuffia molto buono. Non è malaccio neanche l'altoparlante posteriore, ovvio che con i dovuti limiti, non starete certo sentendo un impianto stereo hi-fi. Ma il volume non è bassissimo, si sente abbastanza bene, ovvio che però se lo stirate al massimo un pochino gracchia. Che altro dirvi? Una cosa molto interessante, l'equalizzazione come al solito di Samsung ha moltissime impostazioni possibili, ma la cosa più interessante è sicuramente questo sound live. Che cos'è? Qui ecco, vedete tutte le varie amplificazioni con la possibilità anche di personalizzare e di impostare a mano tutti i vari parametri di equalizzazione. Adapt Sound è una cosa molto molto interessante, vediamo se lo ritrovo perché adesso non lo ritrovo più. Scusatemi, no, Sound Alive è non è nient'altro, scusatemi, che l'equalizzazione. Quello che vi dicevo io invece si chiama Adapt Sound, vi ci porto subito così vi faccio vedere, e è qui nelle impostazioni del suono, giù in fondo, Adapt Sound. Cosa adesso non rifaccio tutto quanto il test. Adapt Sound è un vero e proprio test audiometrico che dovete fare con le cuffie, possibilmente in un ambiente non rumoroso, perché altrimenti non riesce. Vi farà ascoltare tutta una serie di suoni dall'orecchio destro e sinistro e vi chiederà se li sentite, se non li sentite. Sulla base delle vostre risposte, lui creerà un profilo di equalizzazione perfettamente adattato alle vostre capacità uditive. Quindi potrà attivarla automaticamente sia per l'audio in chiamata che per la musica, e potrei dirgli anche qual è il lato che usate più di frequente per le chiamate. Vedete, qui vi dà il profilo audiometrico dell'orecchio sinistro e dell'orecchio destro. Io sull'orecchio destro, per quanto riguarda i suoni più acuti, avevo qualche problema e lui compenserà. Vi posso garantire che l'effetto con o senza Adapt Sound si sente, e si sente moltissimo, appunto che una volta effettuato questo test audiometrico con Adapt Sound potrete tranquillamente anche dimenticarvi dell'equalizzazione musicale, perché il suono sarà già, almeno per quello che è, diciamo, il mio gusto, perfetto per le vostre orecchie. Bene, quindi questo anche il discorso suono del telefono. Altra cosa, scusate, io sono fissato ma ci tengo, è il discorso controlli musicali. Finalmente Samsung ha riportato i controlli musicali nella lock screen. Vedete cosa che aveva rimosso con gli ultimi prodotti a partire dall'S3. Eccoli qua, finalmente, con la possibilità anche, vedete, di estenderlo e avere tutta la visualizzazione. Finalmente, perché personalmente trovo comodissimi i controlli rapidi della musica nella lock screen. Bene, abbiamo quasi finito, resistete ancora un pochino.
Allora, questa è la parte musicale, dicevamo. Chiudiamo qui i controlli. L'ultima cosa che voglio far vedere è Watch On. Che cos'è Watch On? Saprete ormai tutti quanti che l'S4 implementa per esattezza qui un sensore ad infrarossi che vi consentirà di controllare per esempio il vostro televisore, ma anche il vostro per esempio decoder e via discorrendo. Con questo prodotto Watch On avete la possibilità non solo di impostare un telecomando per il vostro dispositivo preferito, che sia, vedete, un televisore qui per esempio. Io ho un televisore LG, seleziono il televisore LG, dico se sì, funziona, altrimenti ve ne farà provare altri, fino al punto anche di LG personale, fino al punto anche di registrare eventualmente il segnale infrarosso se non dovesse essere compatibile. E qui vedete, avete tutti i vari telecomandi a disposizione. È veramente molto molto comodo, anche perché non solo potrete comandare il televisore, ma potrete impostare i vostri canali preferiti o comunque sia l'elenco dei canali che ricevete, dirgli se avete per esempio Sky o meno, quindi il satellite o no, e sulla base di quello lui vi proporrà quali sono i programmi divisi per argomento, vedete, bambini, animazione, drammatico, ma anche quelli per esempio attualmente in programmazione, vedete, disponibile adesso per esempio. Con la possibilità ovviamente di cambiare anche la fascia oraria, è veramente una cosa interessante. Vi basterà a quel punto premere sulla foto del programma. Tra l'altro, sulla foto del programma avete anche, vedete, una breve descrizione. Premendo qui andrete direttamente vedete, lampeggia il sensore perché in questo caso sta mandando il segnale all'infrarosso. Ovviamente non siamo davanti al televisore, quindi non sta cambiando niente. Però vi garantisco che funziona molto molto bene. Tra l'altro, la cosa interessante è che potrete, per esempio, organizzare i vostri dispositivi per stanza, addirittura, vedete, mostrare il telecomando sul pannello di notifica, quindi eccolo qua, e scegliere anche che tipo di televisore o decoder comandare col telecomando, vedete, nasconderlo velocemente, e potete, avendo giustamente qui la versione di Android Jelly Bean, anche impostarlo nella lock screen. Adesso disabilitato i widget nella lock screen, altrimenti potrete tranquillamente anche impostare il vostro telecomando nella lock screen, quindi senza neanche sbloccare il terminale sarà sufficiente effettuare uno swipe, vedete qui per esempio, per inserire il telecomando. Eccolo qua, Watch On, lo inseriamo subito. Ecco qua, quindi avete anche il telecomando, scusate, vi faccio rivedere meglio il telecomando nella lock screen. Ecco, adesso qui effetto uno swipe, vedete, qui cambiate anche il tipo di televisore se ne avete impostato più di un telecomando. Ecco qua, quindi veramente molto molto interessante e tra l'altro ottimamente implementato da Samsung. Bene, penso il focus sarà un pochino lungo, ma le cose da dire erano moltissime. Questo prodotto Samsung Galaxy S4 è veramente un terminale a tutto tondo per quanto riguarda la parte multimediale. Ottime foto, ottimi video, ottima musica e perfetto il sistema di gestione della televisione o di altri dispositivi tramite Watch On. Complimenti a Samsung perché questa volta con S4 ha fatto veramente un ottimo lavoro. Il focus è terminato, quindi come al solito vi ringrazio per avermi seguito e un saluto da Technolost.